Ferrociclo l'abbiamo progettato noi e l'abbiamo costruito nell'officina di manutenzione del Museo Ferroviario Piemontese, che si trova a Torino in piazza Borgodora a Ponte Mosca, nella vecchia stazione di testa della ferrovia Torino Ceres, dove di fatto è nato il museo nel 1978. L'abbiamo costruito perché il tema del recupero delle ferrovie storiche passa da, non soltanto dai treni storici, che pur sono la parte più importante, ma anche da altre forme, come quella appunto del ferrociclo, che è molto sviluppato all'estero, particolarmente in Francia, in America, in Inghilterra, e ha lo scopo di far sì di trovare dei motivi nuovi per evitare di smantellare le ferrovie che non sono più adatte o non sono più utilizzate nel trasporto pubblico locale. Ferroviario Piemontese è un ente della Regione Piemonte, istituito con legge regionale nel 1978. Quest'anno facciamo 40 anni di storia e uno degli eventi che organizziamo nell'anno per appunto ricordare i 40 anni del museo è anche la giornata di oggi, con la partecipazione qui con il ferrociclo alla Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie, che è una manifestazione istituita dall'associazione Amodo che si occupa della mobilità dolce. Purtroppo questo discorso di smantellare le ferrovie, di asfaltarle o di proprio buttarle è una cosa che in passato purtroppo è stata molto molto seguita, per cui abbiamo perso un patrimonio molto grande di linee che anche molto belle dal punto di vista paesaggistico, storico, e sono andate perse. Adesso il ferrociclo è un semplicissimo modo per dare un nuovo motivo per mantenerle invece in servizio per quanto riguarda la gestione turistica.
dolce escursione sulle rotaie, pedalando con lentezza e con lo scorrere lento del paesaggio, assaporando il vento e gli odori della campagna circostante. Ferrociclo è un modo intelligente di usufruire di splendide ferrovie che non devono essere dimenticate o tagliate come rami secchi, nella sola logica del profitto economico. Viva il ferrociclo!